è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del Grande Fratello VIP. I due sono più uniti che mai e c'è chi sogna già per loro un futuro all'altare e con un bebè. Al momento non si parla ancora ufficialmente di questi obiettivi, però il feeling che si è potuto notare sui social è davvero enorme. Ma nel passato dell'ex veleno di Striscia la notizia c'è una persona molto importante, ovvero l'ex compagna. Importante per una ragione precisa. I due infatti, che attualmente hanno un buon rapporto, hanno concepito un bimbo che si chiama Leonardo e che oggi ha 4 anni. La donna è apparsa proprio nell'ultimo atto del reality show, portandosi con sé il figlio e facendo dunque un regalo meraviglioso al giovane. In tanti si sono chiesti in questo periodo di tempo il perché i due abbiano deciso di non ritornare insieme, nonostante non siano in rivalità. E proprio Pierpaolo ha tolto ogni dubbio su questo. Continua dopo la foto, ha voluto chiarire questo aspetto, durante un'intervista con Diva e Donna. Secondo quanto ha affermato l'ex Geppino, l'anno scorso hanno provato a riavvicinarsi ma non ha funzionato. In particolare, Ariadna non sarebbe più innamorata di lui e adesso anche la dolce metà di Giulia la pensa alla stessa maniera. Le parole del finalista del programma di Alfonso Signorini sono emblematiche e fanno comprendere che abbiano fatto il possibile per rimettersi insieme. Continua dopo la foto, Pretelli ha quindi affermato al settimanale di Gossip, Ariadna? Per me è stato un grande amore e c'è tanto rispetto tra di noi. Ci abbiamo riprovato a maggio dell'anno scorso, ma ho rispettato la sua scelta, la sua decisione, la consapevolezza di cosa si può dare o meno in un eventuale ritorno. Il nostro obiettivo, da genitori, è agire sempre e solo per il bene di Leo. Dunque, questo capitolo è completamente chiuso e chi sperava ancora in una reunion tra i due deve rassegnarsi. Continua dopo la foto, a proposito di Ariadna, il gossip sta travolgendo lei dopo una foto social in cui si mostra con quello che per molti è il suo nuovo compagno anche se la conferma non è ancora arrivata. Lui non è uno sconosciuto, è Emanuele Caserio, famoso nel ruolo di Salvatore amato nella nota soap opera Il Paradiso delle Signore, ora uno degli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Pubblicato il 8 aprile 2021 alle ore 17:41. Ultima modifica il 8 aprile 2021 alle ore 17:41.